Allora, questo volume che si intitola Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico è un volume che cerca di spiegare l'influsso di questi disturbi che sono in pratica, possiamo dire semplificando, anoressia nervosa e bulimia nervosa sul consenso matrimoniale, cioè sul matrimonio che viene celebrato tra due battezzati. E questo libro, anche se gli autori sono Barbieri e Tronchin, è stato redatto con l'apporto di altri, di un team di specialisti, che sono anche il professor Roncaroli, la professoressa Luzzago, e il professor Taverna. In particolare, questo volume si pregia di avere la postfazione del decano della Rota Romana, Sua Eccellenza Monsignor Stankiewicz, e la prefazione del professor Michael Hilbert, professore di diritto canonico e decano della facoltà di diritto canonico alla Gregoriana. Inoltre, il saggio introduttivo è stato fatto da professor Caglieri, famoso psichiatra e perito in molte cause canoniche. Questo volume, in fondo, ha una particolarità: è il primo volume che tratta di questo problema, cioè dell'influsso di anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbi del comportamento alimentare nel consenso matrimoniale. Quindi questo problema è visto nel suo duplice aspetto: prima nell'aspetto medico, specialistico, psichiatrico, psicologico, e poi nell'aspetto canonico. Possiamo dire che si tratta di un lavoro interdisciplinare in cui le scienze psichiatriche e psicologiche vanno in aiuto alla scienza canonica. La struttura è quindi di due parti: la prima parte, in cui vi è una specificazione degli aspetti definitori di questi disturbi del comportamento alimentare, una classificazione, una epidemiologia, cioè quanto questi disturbi sono presenti in Italia e nel resto del mondo. E poi anche una eziologia patoplastica, cioè quali sono le cause per cui insorgono questi disturbi. Vi sono oggi moltissime giovani donne, specialmente, che sono affette da questi disturbi, che sono assai gravi e conducono spesso alla morte. E inoltre si specifica sempre in questa prima parte le caratteristiche personologiche sia dell'anoressica sia della bulimica, e si fa una parte diagnostica e terapeutica. La seconda parte inizia con gli effetti di questi disturbi, in particolare nella vita di coppia, nella vita coniugale, attraverso l'analisi di una letteratura specialistica, e si può vedere proprio da questa letteratura come in effetti i disturbi anoressico e bulimico hanno dei forti influssi nella relazione interpersonale, in modo speciale nella relazione di coppia, nella sessualità, per quanto riguarda l'apertura alla vita, il desiderio ad avere dei figli e anche la cura della prole. E queste ripercussioni negative che si hanno sulla vita di coppia portano dunque a turbare anche il pensiero e il comportamento della coppia, in particolare del coniuge malato, all'interno della vita di coppia. In un ulteriore capitolo, in ulteriori due capitoli, si parla della dottrina canonica e della giurisprudenza rotale, facendo un'analisi delle sentenze rotali. Possiamo dire a riguardo
della dottrina canonica che le conclusioni a cui siamo arrivati sono che anoressia nervosa e bulimia nervosa portano ad influire in modo significativo sulla capacità di valutare e scegliere il matrimonio, quello che in dottrina si chiama discrezione di giudizio, riguarda il canone 1095 numero 2, ed influisce inoltre anche sulla capacità di assumere responsabilmente gli oneri coniugali. E questo, in dottrina canonica, è l'incapacitas assumendi del canone 1095 numero 3. Ecco, tutto questo che cosa ci porta? Ci porta a vedere come questa dottrina canonica e come gli apporti delle scienze sono stati interpretati nella giurisprudenza rottale. La giurisprudenza rottale che abbiamo analizzato va fino al 2004, dal 1966, ma in realtà nei primi anni non c'è nessuna sentenza a questo riguardo. Mentre negli ultimi anni si vede un incremento dei casi di cause di nullità matrimoniale aventi come, diciamo, come oggetto l'anoressia nervosa come causa nature psichiche. Ecco, possiamo dire una cosa, che dall'analisi di queste sentenze che vengono analizzate in iure e in facto, possiamo dire che l'anoressia nervosa, ecco, dall'analisi di queste sentenze viene rilevata come una patologia che può condurre ad una limitazione della capacità consensuale del coniuge o dei coniugi, tale da provocare una nullità del consenso matrimoniale. Ma questo solamente se il disturbo, in particolare l'anoressia che viene analizzata in queste sei sentenze che sono della rota romana, in particolare se questo disturbo è grave oppure se insorge in correlazione e contemporaneamente ad altri disturbi psichiatrici. Dunque, dall'analisi di queste sentenze possiamo dedurre che in particolare viene compromessa la libertà di elezione o libertà interna che dai vari giudici viene inserita e compresa nel canone 1095 secondo o 1095 terzo. In conclusione, cosa possiamo dire? Che questo libro svolge una funzione importante, in particolare tra gli operatori del diritto, tra gli operatori dei tribunali ecclesiastici, in quanto viene a chiarire come, quando, se anoressia nervosa e bulimia nervosa influiscono nel matrimonio canonico, se possono portare ad influire gravemente nel consenso matrimoniale e se possono quindi portare anche in casi gravi ad una nullità del matrimonio.